come per nascente costola, un rumore di legno a scheggiarsi si frapponeva fra lui e la frase, dove in farsi cocente l'umile strato di croste sorreggeva le basi. Discorso si infiammava nei picchi fragili intrinseci a cuspidi e ogive, l'incastro auspicato e trovato di strade e di infossi per la furia celeste immotivata di prospettive scorte, scoperte, esasperanti assiomi dell'attimo, figure a squintate parabole dove l'essere mostrava la croce nello stare qui adesso, orante mutato, corporeo, materia a delinquere, povera infine bensì di ricerca spurgata, sperimentale, ciò detto e non scritto inumidiva le labbra di agenti un tempo catodici, poiché l'analisi strinse i futuri assassini in linguaggi analogici, freddi, sui digitali, le masse pietà non pregavano, offendevano tramite raffiche l'estraneo più vago agli occhi, indecenza e miseria. Loro, i più nobili, godevano di linfe già nude, tratte all'origine, rese desuete dai mitridatici nodi, panelgenesi e artrito conclamati da un'imposta cauzione deficitaria rivelata con prove. Domani le pelli s'accorderanno per timbri fisici incisi, quando l'oggi era prurito e salsedine l'orecchio attutito ed oggetto dal brusco rigetto dell'onda, nostalgia di marine.